Parcheggi all'ospedale San Luca, ancora disagi per i dipendenti. A denunciare l'annoso problema è la funzione pubblica della UIL Lucca, tramite Pietro Casciani e Andrea Lunardi, che questa mattina, 9 marzo, hanno effettuato un sopralluogo. All'appello mancano 100 posti auto e, secondo il sindacato, le difficoltà nel parcheggiare sono addirittura aumentate. Le criticità, infatti, si sono evidenziate anche all'ingresso del turno di mattina, perché arriva dopo le 8, permanendo, anzi accentuandosi, nel cambio di turno mattina-pomeriggio. Casciani e Lunardi hanno elencato una serie di possibili soluzioni per dire stop ai disagi e, nel frattempo, hanno lanciato una raccolta firme che è già stata appoggiata da 100 lavoratori. C'è la possibilità, nei parcheggi che ci sono ad oggi, destinarli all'uso gratuito per i dipendenti, c'è la possibilità di individuarli dei nuovi e noi come UIL, attraverso il nostro professionista, abbiamo organizzato fatto una richiesta di modifica del piano operativo proprio per far sì che il Comune abbia la possibilità di individuare nuovi spazi appunto nella viabilità esterna. Quindi anche la stessa piattaforma dell'eliporto cosiddetto, insomma, dell'ospedale, dove l'elicottero non ci atterrerà mai, anche questo è uno spazio interessante per individuare parcheggi.